Ciao a tutti, sono Leo, qui è Xingostark a parlare. Oggi siamo qui con un nuovo episodio di Crystal Quest. Stavo per dire Pokémon, e sarebbe stato un fail che non mi sarebbe piaciuto per niente. Allora, proviamo. Vabbè. Oh no, due. Sì, me lo ricordo ancora. Preghiera. Questo, sì. 7 punti vita. Sì, mi ricordo ancora che questa animazione è troppo lunga. Troppo. Un punto vita. Omge. Soppi. No. Ok, questo incantesimo di morte sono 10 HP K. Colpo critico. Ma quanti HP ha? Non ho ancora capito. Cioè ne ha più di... ne avrà 30 o 35. Fendente bruciato, bene. Quindi se io tipo non mi... Ho capito. Quindi soltanto se mi sto muovendo considera... Cioè inizia la battle. Se io tipo sto fermo mi viene una cosa addosso. Cos'è quella roba lì? Oh, non voglio andarci. Se io tipo... mi faccio colpire però sono fermo. Vedi? Vedete? Non mi fa nulla. Come non detto. Allora, l'amaro... ah, però questo consuma cosa, quindi me lo tengo. Uccidiamo il pollo e te uccidi... il mago nero. Light. Seriamente non so cosa dire quando c'è questa cosa qui. Comunque molto probabilmente dal prossimo episodio inizierò a tagliare le lotte se tipo non appaiono nemici nuovi, cose del genere, perché altrimenti è molto palloso. Cioè ovviamente non toglierò tutte le lotte perché altrimenti sarebbe io che vado in giro e leggo i dialoghi per tutto il game, per tutto il let's play e... non è il genere di let's play che faccio io. Anche se una volta mi piacerebbe tipo fare un porco. Grazie fiamme. Oh mio Dio, perché Selena ha così pochi HP? Non colpire Selena. Non colpite Selena. Ok. Siamo vivi, per sicurezza utilizziamo un'altra carità gentile. Preghiera. Così a caso. Tanto per, magari non lo shottavo. Per favore, lasciatemi andare avanti, vi prego. Vi prego. Vi prego. Che poi mi domando se riesco ancora a leggere i dialoghi, perché tipo nello scorso episodio mi sono accorto che pian piano ho imparato come si leggevano. Però adesso non so se mi ricordo come li leggevo. Cioè, quale lettera e quale lettera è... Avete capito, non siete idioti. Allora. Va bene, dopo questa lotta inizio a tagliare. Basta. Basta. Seriamente, basta. Avete visto anche voi che mi sono venuti tipo addosso con un modo. Quindi ho detto fanculo. Prossimo nemico lo taglio. Allora, adesso quanti scommette che il prossimo nemico è diverso, qualcosa di nuovo. Qua posso andare, no. No. Ah, per un secondo ho creduto che avessimo finito il dungeon, tra tante virgolette. Quindi questi tipo... No. Mi sta seguendo?
Sì. Fanculo, io vado sotto. Oh. Allora dovevo andare sotto. È davvero molto strano. È risaputo che il sottosuolo di questa foresta custodisca grandi quantità d'acqua. E allora? Tuttavia, non avevo mai visto acqua fuoriuscire dal terreno fino a giungere in superficie. Tutto ciò è davvero molto strano. Questo deve avere a che fare con il sigillo. Bene, quindi. Che è successo, scusa? Tipo, siamo al tramonto? Ok, come ha fatto a colpirmi non lo so. Comunque sia, nella scorsa lotta sono al solito di livello. Ho imparato una nuova tecnica. Grazie, ma ho imparato una nuova tecnica. Quindi. Ok. Nella prossima lotta non la taglierò e vi farò vedere. Ciao, stavolta non ti uccido. Però mi segue. Che carini, guardali che mi seguono. È un serpente quello? Ah. Xin con le sue allucinazioni. No. No. Ho visto tanti fantasmi lì sotto, anzi tanti mostri e vorrei evitare di farne la conoscenza. Sperando che ovviamente quella non sia la strada giusta, altrimenti sarebbero problemi. Posso salire qui? No. Oh, forse siamo arrivati? No, è un vicolo cieco. E invece no. Siamo arrivati? A quanto pare. È terribile! Cosa? Ma cosa? Cosa? Facci vedere. Cosa? Non capisco dov'è il problema. È tipo un dirupo oppure. Il sole è stato squarciato in due? Ma cos'è accaduto? Tutto questo deve essere successo quando il sigillo del santuario è stato infranto. L'impatto deve essere stato talmente forte da provocare una fuoriuscita di energia che ha spaccato il terreno. Oh, Silene, dove vai? Lascia che si pensi il tuo bodyguard. E che bodyguard? Una scala? Qualcuno deve aversi presieduti. Ho un brutto presentimento. Chi può mai voler venire in un posto simile infestato da mostri? Noi? La sento! Avete visto anche voi il teschio, no? Il mio spirito percepisce la presenza di una roba maligna, malvagia. Qualcuno si annida in questo luogo. Siamo pronti a tutto. Se lo dici tu, sorella. Dobbiamo sbrigarci. Non potrebbe esserci rimasto molto tempo. Ok. Più che altro c'è un tipo una fatina. No, non c'è nessuna fatina con 20 anni e su. Vabbè, andiamo. Perché ho premuto B. Qui c'è una fatina? No. Qui per andare avanti. Sì, c'è una fatina. Sì, salvo la partita e salvo in un file diverso. Quindi devo andare di qua. Devo andare giù. Dove devo andare? Non capisco. Ah, Xinca cieco. Nuova musica. Oh, altri dialoghi, yay! Guardala come corre. Ma dove siamo? Questo è il giardino dell'antico santuario di Eleria. No, Eteria. Sì, è Eteria perché la T è più spessa della L. Quindi sì, l'ho letto. Nello scorso episodio l'ho letto male tutto sto tempo. È un luogo molto antico, ormai in rovina. Si dice che questo luogo fu edificato più di 10 milioni di anni fa, prima che le forze del bene e del male si scontrassero nell'epica battaglia. La natura della sua incessante forza ha cinto ogni colonia e coperto ogni mattone. Come possiamo vedere, tutto in rovina, tutto distrutto e tutto molto, molto all'antica. Coraggio, oltrepassando questo giardino raggiungeremo il santuario di Eteria. Va bene, Silene, se lo dici te. È un cigno?
Cigno! Ok, non posso. Stavo andando contro il muro senza che me ne accorgessi, bravo. Ti ho visto. 44 gold. Bene, 44 gold sono sempre ben accetti. L'oro è sempre ben accetto. Eccoci qui. Ah, è diventata notte. Bello. Completamente distrutto. O forse c'è tipo qualcosa in cima e... No, distrutto. Eccoci... Ah no, nessuno di due, bravo Xinko. Eccoci finalmente al santuario della foresta. Questo edificio contiene un sigillo che fino ad oggi ha impedito ai mostri de... ai mostri della... ai penusrimo... ai mostri della... What? Vabbè, c'è un della di troppo. Ha impedito ai mostri di raggiungere il nostro mondo. Una volta era permesso ai turisti... No, sì, turisti... Sì, ai turisti di accedere fino al quinto piano. Adesso l'accesso è stato... interdetto persino agli addetti ai lavori. Mi è venuto un colpo. È qui, Cossa. Che succede, sorella? Una presenza maligna si trova in questo luogo. Facciamo attenzione. Presenza maligna? Vedremo quanto sarà maligna di fronte alla mia spada. Vi prego, fate attenzione. Sento una fortissima energia negativa. Forse entrando nel santuario scopriremo di che si tratta. È l'unica soluzione. And here we go. Oh. Ciao. Ma che succede? Chi sono tutte queste persone? Oh, si è rotta qualcosa. La statua è stata distrutta. Quello era il sigillo del santuario. E nessuno si accorge dei quattro... Ah. Dei quattro tizi più l'uomo al centro. Ok. Quell'uomo! Quell'uomo col mantello. Sento provenire una forte aura negativa dal suo spirito. Che sia stato lui ad infrangere il sigillo del santuario? Oh, occhi rossi. Ma che succede? Degli intrusi? Muhuhuhuhu. Che risata. Muhuhuhuhu K. Soldati, eliminateli! Agli ordini! Io sono Grasma, il più forte guerriero delle terre di Anatolia. Vi sfido a farvi sotto. Cosa? Grasma? Ho sentito molto parlare di te in queste terre. Voglio occuparmi personalmente di questo presuntuoso. Sarà divertente eliminarlo. Soldati, fuori di qui. Agli ordini. Ah, quindi non sono stati. Il mio nome è Fernandez. Ma non c'è bisogno che voi ve lo ricordiate, perché state per morire. Sei stato tu a distruggere la sorte di Eteria. Hai distrutto il tuo sigillo. Rispondi! Sì, sono stato io. Ma adesso basta con le chiacchiere. È giunto il momento di porre fine alla vostra esistenza. Non posso permettermi alcun testimone. Cataclisma nero! Muahahahah! Ma cosa? Beats, please. Avverto una fortissima aura negativa. Non ho mai visto nulla di simile. Si sta avvicinando. Che incredibile malignità! Ho aperto gli occhi, attenzione. Oddio, cos'è questa cosa? Demoni? Fernandez. Non abbiamo tempo per uccidere questi due esseri umani. Ho ottenuto Granilos. Come vi avevo detto. Come ti avevo detto, perché c'è un punto interrogativo. Certo, Vostra Eccellenza. Come avete richiesto. Granilog? Proprio così. Granilog. Uno dei quattro cristalli elementali. Io sono Lord Evil. E presto distruggerò questo vostro mondo. Le mie risate da cattivo sono identiche, vero? Coraggio, Ferdinanze. Ferdinanze. Consegnami Granilord e andiamocene di qui. Agli ordini, Vostra Eccellenza. Quanto è grosso? È più grosso di lui, minchia. Un attimo assorbito. Lord Evil ha ottenuto il misterioso cristallo Granilord. Granilog.
Non la passerete liscia! Avete liberato dei mostri e rubato il cristallo del tempio! Femmina, se credi di farmi paura, ti sbagli. Muori. Siete seri? Cioè, wow. Così. Cioè, diretto, cioè. Manco dire, boh, facciamo l'animazione di lei che cade e tipo dice le ultime parole. No, proprio bruciata viva finché non diventa un teschio. Silene, no! La venerabile sacerdotessa Silene è uscita dall'altro party e grazie al cazzo. Che peccato, sembra che la tua amica sacerdotessa non stia molto bene. Simpatico. Vostra eccellenza Lord Devil, è tutto pronto? Bene, non perdiamo altro tempo, andiamo, Ferdandens. Agli ordini, vostra eccellenza. Ovviamente li lasciamo passare perché non vogliamo fare la stessa fine di Silene. Yay. Questo è ciò che rimane della venerabile sacerdotessa Silene. Tu. Questo mi sembra interessante. Oddio, hanno appena ucciso Silene. Così. Cioè. Wow. E noi adesso che dovremmo fare? Tornare a casa? Ah. Ma questo è sangue. Hanno ucciso il cigno. Rip cigno. Qualcosa mi dice che non troverò più conigli nella foresta. Chi sei tu? Ehi tu, giovane sciagurato, dov'è la venerabile sacerdotessa Silene? Tu non mi piaci, per questo motivo ho deciso di seguirvi di nascosto. Cosa le hai fatto? È morta. Mentre ci trovavamo nel santuario situato a sud di qui, un gruppo di... Non ci credo, ci scommetto. Cosa? È morta? Adesso chi proteggerà il nostro villaggio? Questa è la fine per noi tutti. Devo informare gli abitanti del villaggio. Qualcosa mi dice che la guerra sta arrivando. Salviamo, sì. La guerra sta arrivando. Vabbè, andiamo avanti. Siamo tipo a 20 minuti, ma devo tagliare le lotte, quindi fuck it. Ci sono ancora i mostri, adesso che ci penso? Cioè, in teoria... No, no. Meglio se li evito, dato che sono da solo. E quindi non si sa mai. Potrebbero tipo shottarmi. Perché infatti che avevano detto che... I mostri sono molto più forti quando sono di notte. E non abbiamo nessuno che ci curi, quindi... Sì. Molto meglio se torniamo qui. Vi mostrerei la nuova tecnica. Però, come potete vedere, stiamo leggermente morendo. Ci servirebbe tipo un level up. Oppure ci serve. Ok, oggetti. Non è che... Ah, ce li abbiamo. Sì. Ah, erano PT, non punti vita. Xinco ha appena sprecato un oggetto. Yay. Ah. Voglio evitare più mostri possibile perché ho 23 punti vita. E quindi potrei essere shottato anche da una scorrezza magari. I maghi neri sono la cosa di cui ho più paura in questo... Shit, 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 izux. Mi sono andato addosso. Ma siete seri? Ok, resettiamo la zona. E andiamo avanti. Perfetto. Rekt, get on my level.
No. Jigglypuff? Jigglypuff? Ma cosa vuole? Tu mi fai troppi danni, quindi evito. Qualcosa mi dice che appena mi muovo mi sfiderà. Tipo Mysterious Uno, sembra bello grosso, direi che va bene. Potremmo venderlo intero oppure fare una pelliccia. Andiamone se. Domani troveremo di certo qualcuno disposto a sborsare molti gold per questo piccolo Pumi Pumi. È un Jigglypuff. Perché invece non ce lo mangiamo arrosto? No, ci serve vivo. Domani sarà una gabbia insieme agli altri. K. È stato bello conoscerti, Jigglypuff. Eri un bravo Pokémon. Oh, un altro salvataggio, salvo per sicurezza. Perché, appunto, potrebbero ucciderci e quindi salvare è sempre la cosa giusta. Un momento sto scappando. C'era il muro davanti. Scappa, Grazma. Scappa con onore. Scappa come non sei mai scappato in vita tua. No, sì. Certe volte non capisco quando tipo fa il suono un verso, tipo si rallenta e non capisco perché. Questo provo. Sì, fendente bruciato, vai. Vai. Tanto dovrebbe essere tipo super efficace, dovrei shottarti in teoria. Ah! Come succhi i miei HP? Come osi? Muori. I miei HP sono miei. Però che questa. Ah, sei protetto, bastardo. Dai, brucialo. Brucialo come non l'hai mai bruciato in vita tua. Ok. Quanti punti esperienza dà? 33, wow. E non saliamo di livello perché siamo saliti prima, quindi non posso tipo contare. Ecco, quando uso questo suono rallenta i miei movimenti. Ok, siamo fuori? Sì, siamo fuori. Sono curioso adesso. Magari adesso c'è qualcuno qui. No, nessuno. Nada de nada. Vabbè, torni. Anatolio, ok. Torniamo soli soletti al villaggio. Oddio, questa canzone. Mi piace, è presa da Final Fantasy per chi non lo sa. È un remix, fu molto per me. Villaggio puro puro, entrare sì. Ah. Cosa mi sta a significare questo? Cosa mi sta a significare? Cosa mi sta a significare? Io dove dovrei andare? Forse devo tipo cercare qualche superstite. È chiuso, ovvio. Non sia mai che qualcuno mi faccia entrare. Minchia quanti mostri. Seriamente, che è? Non riesco a camminare. Tra muri invisibili e mostri non so cosa sia peggio. Vabbè, qui non si può entrare. Questo. Togliti. Merda, è bloccata. Allora, boh, non so dove dovrei tipo andare. Forse tipo qui dentro, magari, boh. Vabbè, a quanto pare non può. Questo non è tipo uno dei posti migliori. Ho sbagliato, c'era un'ultima porta. Sì, c'era un'ultima porta da controllare, quella lì in alto a destra. Magari questa è aperta. Ovviamente no. Vabbè. È stato bello conoscervi, mostri. Non mi fate passare.
Dove dovrei andare? Tipo qui? Dovrei tipo andare al Bosco Ermione. Così a caso. Cioè, lo vedete come cammina? Rallenta. Per qualche motivo rallenta. Io voglio una fatina. Una fatina a salvataggio. Cosa c'è scritto qui? Ho detto cosa c'è scritto qui. Per parlare con l'albero saggezza. Col vecchio saggio dell'albero sapienza. Posizionati innanzi all'albero e premi il tasto invio. Oh, giovane guerriero, che osi mostrarti dinanzi al mio albero. Di quale perla della mia saggezza vuoi che ti faccia dono? Avventura principale, missione Axox, sistema di combattimento, esperienza, fluire del tempo, area segreta, non ho nulla da chiederti. Ok. Quindi tipo questo ti chiede, ti dice cosa. Avventura principale, durante il tuo lungo viaggio attraverso il mondo di Crystal Quest, ti imbatterai in foreste, villaggi, dungeon, caverne, molto altro ancora. Leggi attentamente i dialoghi, così comprenderai gli aggiornamenti della trama e saprai sempre qual è la tua meta. Sì, ma la mia meta in questo caso. Ho premuto B. In questo caso. Cioè, ho letto i dialoghi, l'avete visto anche voi. In teoria, il coso ha detto. Devo avvertire tutti, e quindi la cosa che avrei dovuto fare sarebbe stata quella di andare al villaggio, no? Tutti sarebbero andati al villaggio, no? Perché il villaggio, appunto, è il posto dove è quel tizio. Natolia. Quindi, boh, non so. O c'è tipo un altro villaggio. Boh, ci do un ultimo tentativo e poi dopo, tipo, vado a sol perché sono. Perché si stanno riproducendo. Poi, che poi il fatto è che, tipo, non mi sfidano, non fanno nulla. Però questo è un po'. Stai fermo, voglio parlarti. Voglio vedere se. No, non dici niente. Come dovrei fare io tipo per. Boh. Che poi minchia, i fantasmi che sono qui sono what the fuck. Guardate! È pieno di fantasmi. Ma io non capisco dove dovrei andare. Forse la inn. La inn com'era? Ah, c'era qualcuno davanti. Io l'ho detto, secondo me dovrei tipo entrare qui dentro, però non mi di. Boh. Che poi non l'ho manco detto, quindi perché cazzo dici Xinco. A proposito, dato che questo episodio ormai lo finisco e chiedo a voi, secondo voi dove dovrei andare oppure correrò su qualche guida. Non posso salvare qui, quindi tornerò nella foresta e salverò lì. Anzi, semplicemente ricaricherò il salvataggio della foresta e basta. Quindi sì, per questo episodio è tutto, ma prima, boh. Che ne pensate del nuovo avatar che ho messo? L'ho fatto io e boh. A me piace. Non so, magari a voi non piace. E quindi niente. Per questo episodio è tutto, noi ci vediamo con il prossimo episodio. Bye bye!